Sono entrato in Italia quasi 10 anni fa, il 28 gennaio del 2001. Da allora ho svolto una serie di molti lavori. Attualmente lavoro presso una cooperativa sociale e mi occupo di assistenza a ragazzi con handicap psicomotorio. Il motivo di essere qua in Italia, ovviamente, penso sia il motivo di tutti gli ecuadoriani che ci sono, cioè una situazione socio-economica successa nel nostro paese alla fine del 1999, dove è stato praticamente il boom migratorio nostro. E io lavoravo in Ecuador presso una ditta di fotocopiatrici. Il mio guadagno, posso dirlo, era abbastanza buono. Allora, all'epoca, la nostra moneta, il sucre, per una decisione del governo, alla fine del 1999, ha dovuto sparire per dar passo alla dollarizzazione. Ha portato dietro di sé un gravissimo problema sociale. Nell'Ecuador in questo momento o se è povero o se è ricco, quindi quella classe media non sappiamo se qualche giorno tornerà a vivere, ma per adesso mi sembra che non sia così. Dopo l'introduzione della dollarizzazione il mio stipendio praticamente passa a essere ridicolo, ridicolo come 80 dollari, cioè perché quando si è cominciato a parlare della dollarizzazione, ancora il cambio del dollaro era equivalente a 5.000 sucre, e quando si è finito di parlare di questo processo, ormai il dollaro era arrivato a 25.000 sucre. Mia figlia, piccolina allora, hanno piaciuto sempre le mandarine. Allora io un giorno sì, un giorno no, passavo dal fruttivendolo a prendere e le mandarine per lei, che si vendevano in un sacchetto a striscia di plastica. 8 mandarine costavano 5.000 sucre. Allora pensate un attimino, no? Io prendo un sacchetto di mandarina a 5.000 sucre, quando guadagno 2 milioni non è niente, cioè, è proprio niente. Ma quando il mio stipendio ha passato di 2 milioni di sucre a 80 dollari, e quando mi sono passato per prima volta dopo la dollarizzazione a prendermi le mandarine, queste mandarine non costavano più 5.000 sucre, costavano un dollaro, cioè 25.000 sucre. Abbiamo praticamente due strade da seguire, o suicidarsi o scappare. Io ho preso ovviamente la seconda, sono fra virgolette scappato verso un'alternativa che si chiama Europa, più precisamente Italia, dove all'epoca si parlava che c'erano una serie di lavori che gli italiani non volevano fare, e che io in quella necessità, in quella situazione che ero messo, ero disposto a farlo, no? Sia ovviamente che non sia ammazzare a qualcuno, non rubare a qualcuno. Prendere un aereo all'epoca era troppo costoso per noi. Quindi io sono riuscito a pagarmi il biglietto aereo per me e venire in Italia. La differenza tra il nostro paese e il mio, scusate, ma tra l'Italia e l'Ecuador, in realtà è una differenza nettamente culturale, una differenza soprattutto culturale e potrei dire anche comportamentale. E ovviamente mi trovo in un paese che turisticamente è bello, mi sembra che Italia non sia un paese libero dal mio punto di vista. Non mi sento libero perché ovviamente ancora ho lo stigma dell'estraniero. Io non capisco ancora come mai l'Italia, dopo tanti anni, penso che 30 anni che avete immigrazione qua, ancora oggi continuate a parlare di immigrazione. Cioè, dovrebbe essere un tema già oleato e sacramentato. Discriminazione razziale, io personalmente non l'ho notato mai. Io lo chiamo più esclusione. L'esclusione dell'estraniero per non capirlo, per non sapere chi è, per non voler sapere chi è, non voler sapere da dove viene. E c'è immigrazione e immigrazione. Ogni popolo ha la sua propria ragione di venire. Questi motivi possano essere analizzati. Allora sarà diverso. Allora non guarderemo più
all'estraniero come una cosa diffidente, anzi, possiamo anche molte cose impararla di lui. Ho raggiunto gli obiettivi, ma purtroppo penso che tutti gli esseri umani succede la stessa cosa, che sempre c'è un obiettivo più lontano da ponersi. La burocrazia penso che non sia un fenomeno negativo soltanto in Italia, se no in tutto il mondo, ma sembra che sia inventata proprio in Italia. In sintesi è questa burocrazia. Hai bisogno del permesso soggiorno? Non ti do il permesso soggiorno se non hai un lavoro. Allora, vado dove quello che mi dà il lavoro mi dice, ma non ti do il lavoro perché non hai il permesso soggiorno. Alla fine ti viene a chiedere chi è stato prima, l'uovo, la gallina. L'inserimento e l'integrazione sono due cose diverse. Sono un inserito quando vado al mio lavoro e lavoro insieme a altre persone, compresi italiani. Faccio il mio lavoro, timbro il mio cartellino, esco, vado a casa e continuo a fare la mia vita da ecuadoriano. La integrazione invece è quella che vado al mio lavoro, lavoro con i miei compagni, colleghi italiani e non italiani, stranieri di altre parti. Arrivo a casa, continuo a sentire la TV in italiano, il telegiornale, mangio la pasta, mangio il cibo italiano, comincio a sentire musica italiana. Comincio a mettermi un po' nell'ambiente sul quale sto vivendo. Quello lì è integrazione. Io sono venuto in questo paese che sapevo fare una cosa. Adesso sono in questo paese che ho imparato a fare un sacco di cose. Faccio un lavoro totalmente diverso da quello che facevo nel mio paese. Qua curo persone con handicap psicomotorio. Ho imparato a che su certe cose uno deve essere più tollerante perché i problemi sono veramente altri. Sono riuscito a fare il ricongiungimento familiare nel 2007 di mia moglie e i miei due figli più piccoli. Mia moglie invece lavora qua di ausiliaria della polizia presso la cooperativa, la stessa cooperativa che lavoro io.